al 3, guarda qua. 1, 2, 3. Cioè, possiamo cominciare? Bene, bene, bene. Io devo rivolgermi alla telecamera? Una di queste? Quale? Infatti, quale scusa, io dove mi rivolgo? Facciamo come ci pare. Sta registrando già? Perfetto. Alessio Vissani, giovane non più... Giovane. Grazie al giovane. Giovane fotografo Folignate. Siamo qui nel tuo studio che si chiama? Wacky Studio. Perché Wacky Studio? Perché ha una storia un pochino che viene dall'America. Io sono un appassionato di nativi americani. E la parola Wakian vuol dire lampo, quindi mi piaceva molto il fatto del lampo, della luce, del flash, l'ho un po' abbreviata, è diventato Waki. Allora, da quant'è che fai il fotografo innanzitutto? Allora, e come hai cominciato? Lo faccio da una ventina d'anni, ma fiscalmente per lo Stato lo faccio da 11, quindi mi piace ricordare che sono 11 anni che lo faccio come professione. E l'anno scorso, per i miei 10 anni di attività, ho voluto aprire il mio piccolo studio. Però, il coronamento un po' di un sogno. Sì, beh, abbiamo cercato di chiudere un po' il cerchio e riaprirne un altro. Dopo 10 anni comunque di attività da freelance, che lavori un po' a casa, ho detto, vabbè, comunque il mio piccolo spazio, c'era bisogno del mio piccolo spazio. Poi anche per cominciare a proporre la fotografia antica, che era la mia più grande passione. Aspetta, non ci arriviamo. Ok. Quello ne parliamo quindi dopo. In questi 10 anni mi che sono cosa avvicinato hai fatto in questi 10 anni? Mi sono avvicinato anche al fotogiornalismo, quindi lavorare con le testate giornalistiche, con i magazine, con siti online, quindi un po' il reportage quotidiano sia locale che magari più nazionale. E sei andato anche fuori Italia a, sì, anche a fotografare i tuoi adorati nativi americani. Nativi americani, bravo. E realizzerai qualcosa con questo, sì, materiale. Sì, mi piace che l'hai ricordati come nativi americani, non i classici indiani d'America. Quindi su questo te ne do atto. Sì, dovevamo uscire a maggio con il libro, edito da Postcard, che è una casa editrice di Roma, però ovviamente il Covid ha un pochino rallentato queste cose, ovviamente abbiamo deciso di slittarlo in autunno. È un lavoro che si chiamerà Unbreakable, il titolo in anteprima perché l'abbiamo deciso questi mesi fa, e è tutto il reportage fatto in 3 anni, io per 3 estate consecutive sono stato in Sud Dakota e ho fotografato la quotidianità dei nativi americani sia in riserva che nei loro riti, durante i loro riti. Quindi l'ultimo anno ci sono stato più di 70 giorni, quindi c'era un buon materiale realizzato insieme a un illustratore e anche un antropologo che ha curato i testi, e quindi si è creato un piccolo portfolio di come vivono e di come vorrebbero vivere i nativi americani nel 2016, 17 e 18. Quindi è un lavoro che ormai è datato 2 anni fa. C'è stato un po' di studio per quanto riguarda la casa editrice, quindi un po' queste cose vanno un po' alle lunghe, però trovata la situazione giusta, ecco. Quindi in autunno uscirà il libro. Benissimo. Mettiamolo un attimo da parte, sì, e guardiamo anche un po' più avanti, no? Cioè, dopo i nativi americani, che cosa vorresti fotografare? Guarda, io ho 2 grandi passioni. Una si è stoppata loro con il Covid, perché era un po' più sotto dei nativi americani, era l'Amazzonia. Avevo un gran contatto, dovevo andare in Amazzonia per iniziare un nuovo reportage, e adesso è un po' bloccato, non veramente. Non è il momento adatto, no. In Amazzonia, quindi in Sud America, l'altro sogno è il Nepal, sono sincero. Tutte le culture un pochino orientali, più rivolte verso l'Himalaya, questa cosa così. A me piacciono molto queste storie un po' etniche, antropologiche. Quindi i miei 2 grandi sogni erano questi. Poi tante situazioni sarebbero da fotografare. Qualcosa che non è rimasto ancora, cioè contaminato dal mondo. Sì, moderno, ecco. Sì, ecco, questo mi piace. Quello che è rimasto fuori, sì, dal mondo. Sì, moderno, sì, perché non poi contaminato. Sono esperienze personali di vita, perché a me l'esperienza dei 3 anni in America mi ha totalmente cambiato. Adesso non so se in una cabanna, infatti. Esatto, perché meno costi e soprattutto, ecco, c'è un po' di maretta per il freddo e il caldo, però no, devo dire che sono belle, belle spese. Se poi vuoi raccontare qualcosa con la macchina fotografica, meglio ancora. E poi Alessio Vissani ha riscoperto una tecnica in particolare, bella, che a noi piace tantissimo,
e di cui vorremmo che tu ci parlassi. Sì, il collodio umido. Il collodio umido. Il collodio umido. Cos'è il collodio umido? Il collodio umido è la nascita della fotografia, gli albori. Stiamo nel 1851, poco dopo il daguerrotipo, la prima tecnica commerciale nata in Inghilterra, ma esportata e commercializzata in America, ci sapevano già fare all'epoca. È il collodio umido, che è questa tecnica dove grazie a una pellicola che viene che praticamente diventa fotosensibile dopo vari processi che poi vedremo, si facevano le antiche fotografie, i grandi ritratti dell'epoca. Tanti dicono sembrano i ritratti dei ricercati. Effettivamente quei ritratti che vediamo nelle locandine con scritto Wanted erano tutti fatti a collodio umido, che poi sono le foto che sono qui dietro, esatto, no? Tecnica che esalta l'Ottocento, cioè chi è che viene vestito un pochino d'epoca, devo dire che esalta questa tecnica. Senti, viviamo nel 2020, siamo nei tempi di TikTok, di Flickr, di Instagram soprattutto, e tu fai un passo indietro, vai a recuperare una tecnica antichissima con anche delle difficoltà, no, di realizzazione, perché ogni foto veramente è una sentenza. Sì, veramente una sentenza. Giusto, fatto bene. Rispetto alle foto che scattiamo in maniera meccanica e conserviamo nel telefono. Perché questa contrapposizione con la modernità e se c'è un valore dietro questa attività che porti avanti? Allora, io credo che il riscoprire l'oggetto fotografia lo puoi fare con delle tecniche dove ti puoi sporcare le mani, nel senso che l'oggetto foto adesso è sdoganato, abbiamo migliaia di foto dentro il telefono, abbiamo migliaia di fotografie che vediamo tutti i giorni nel web, che quando scorriamo le pagine dei nostri social, e secondo me l'oggetto foto un pochino è stato bistrattato in questi ultimi anni. Sto notando le persone che fotografo, quando vengono qua a provare l'esperienza, perché non è soltanto ritorni a casa con una lastra di ferro, una lastra di vetro con il tuo ritratto, è tutta l'esperienza. Effettivamente stare lì in posa perché sei sicuro che quello scatto è uno, deve essere fatto con cognizione di causa, dà ancor più valore a quello che stai facendo, quindi sta sensazione è incredibile. Il valore della fotografia, di quel ricordo. Sì, mi faccio una foto, poi la stampo, non è vero, non la stamperete mai, forse una ogni 10 anni, questa ce l'avete e ci avete il ricordo di tutta questa esperienza. Bene, bene. Che secondo me era anche come era così nell'Ottocento. È uno spunto molto interessante, sì. Quindi chiunque volesse una foto a collodio in Umbria e non solo in Umbria può venire qua, sì, a Foligno. Assolutamente. Siamo in via Pier Marini numero 50. E Alessio Vissani vi aspetterà e vi scatterà una foto con il collodio umido. Collodio umido. Prima di vedere come funziona, sì, questo collodio, esatto, faccio un'altra domanda. Se c'è una foto che vorresti scattare a tutti i costi, il tuo sogno fotografico, qual è? Al di là della Amazzonia, dove abbiamo detto che non possiamo andare. Okay. Che cosa vorresti fotografare? Sai che questa, cioè, allora, sembra di una domanda quante volte l'avranno fatta mai, invece non me l'hanno mai fatta la domanda del genere. C'è sempre la mia volta. Esatto, quindi... Ma guarda... O uno scatto che avresti voluto fare tu. Sì. Allora, su questo, bene, forse su uno scatto che avrei voluto fare io, è uno scatto straemozionale di un collega che è bravissimo, ha vinto 2 volte il WordPress Photo, che è il più grande premio di fotogiornalismo, è una fotografia scattata in un reportage dedicato all'Alzheimer, è una fotografia di una potenza clamorosa, si chiama Fausto Podavini, tra l'altro anche lui è stato un mio maestro per quanto riguarda alcune cose, quindi ci ha vinto il più grande premio a livello internazionale. È una fotografia di una potenza clamorosa e un'intimità clamorosa, vorrei arrivare a quello. Io non sono mai arrivato, non arriverò mai a alcuni livelli probabilmente, cerco di studiare tutti i giorni, rubando, guardando immagini. Quella è un'immagine che vorrei tanto fare, magari dopo lo possiamo anche vedere. Oppure una bella immagine che ricordo nel passato, i grandi Salgado Capa, che con una fotografia vengono ricordati per tanti anni, cioè insomma la fotografia di Capa dove il... Salgado ancora, lasciamolo vivere, no? Salgado sì, è presente, un po' poverino, diciamo. Giustamente, no? E sta ancora facendo storia, però comunque le fotografie di 20 anni fa di Salgado sono quelle con cui ancora adesso racconta la sua vita fotografica, quindi...
Tra l'altro sono tutte tre fotografie in bianco e nero, cioè ho parlato di tre fotografi che praticamente scattano in bianco e nero. Sì, più reportage quelli un po' duri, via. Okay. Duri però intimi, cioè queste immagini che erano a mente, quella di capo ovviamente, il soldato ferito, che sì, è banale, poi perché comunque è sempre quella, no, non è sempre quella, perché c'erano talmente tante situazioni che ruotavano intorno a questa fotografia che scattarla in quel modo c'è di avere le palle quadrate, secondo me, e quindi vorrei arrivare a averci le palle quadrate anch'io. Bene, bene, nel frattempo divertiamoci con il collo. Sì, assolutamente sì.